Basta guardarci allo specchio per vedere che il nostro corpo è molto articolato. Abbiamo gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, le braccia e poi, scendendo verso il basso, il torace, il ventre, le gambe. Il corpo umano è un organismo. Esso ci consente di correre, giocare, camminare, mangiare, dormire, osservare, pensare, comunicare, leggere, eccetera. L'obiettivo del nostro organismo è mantenersi in vita e in buona salute. È importante quindi conoscere le funzioni del nostro corpo e in che modo esse si compiono. La cellula è l'unità fondamentale di cui sono composti tutti gli esseri viventi. È essa stessa un essere vivente microscopico che compie un ciclo vitale. Nasce, cresce, si nutre, si riproduce e, infine, muore. Esistono organismi semplici, unicellulari, formati da una sola cellula, come i batteri, e organismi complessi, pluricellulari, formati da milioni di cellule. Una persona adulta, del peso di circa 70 kg, è composta da 100.000 miliardi di cellule. Tutte le cellule sono così costituite. Membrana cellulare, che protegge la cellula e la separa dalle altre, permette il passaggio del nutrimento ed espelle le sostanze di scarto. Citoplasma, una sostanza gelatinosa in cui si trovano gli organuli, particelle che svolgono le funzioni vitali della cellula. Nucleo, che si trova all'interno del citoplasma, contenente tutte le informazioni che servono per le funzioni della cellula e la sua riproduzione. Nel nucleo ci sono i cromosomi contenenti il DNA di ogni essere vivente. Il DNA conserva le informazioni che rendono l'essere vivente unico e riconoscibile rispetto ad altri. Nel caso dell'essere umano, se è maschio o femmina, l'altezza, il colore degli occhi, eccetera. Le cellule hanno un aspetto diverso in base alla funzione che devono svolgere nel corpo. Le cellule specializzate nello stesso compito sono unite tra loro e formano un tessuto. Nel corpo umano si distinguono quattro tipi di tessuto. Tessuto epiteliale. Forma la nostra pelle e riveste alcuni organi interni. Le sue cellule hanno una forma regolare e sono molto aderenti le une alle altre. Tessuto nervoso. Compone il cervello, il midollo spinale e i nervi. Le sue cellule, i neuroni, hanno lunghe ramificazioni. Tessuto muscolare. Le sue cellule affusolate si allungano e si accorciano per compiere il movimento. I muscoli e il cuore sono fatti di questo tessuto. Tessuto connettivo. Forma lo strato di grasso sotto la pelle, le ossa e le cartilagini. Anche il sangue, benché liquido, è un tessuto connettivo che serve a trasportare alcune sostanze.